Matteo Salvini, con il suo 34,3% alle elezioni europee, raddoppiando i suoi voti, a tutti gli effetti adesso nel governo salirà, o è salito già in cattedra. Già da oggi sta dettando l'agenda di governo. Ma qual è l'idea? Perché non fa cadere il governo Matteo Salvini? Sarebbe subito il Presidente del Consiglio. C'è da dire una cosa, gli italiani sono particolari, danno una sola possibilità. Quando un politico si brucia la carta, gli italiani girano lo sguardo da un'altra parte e cercano un altro leader. Quindi Salvini sa perfettamente che se va al governo adesso ha solo quella carta da giocarsi. Adesso, come vice premier, si trova in una posizione eccezionale perché da vicepresidente del Consiglio, perché sia lui che Di Maio sono vicepresidenti del Consiglio, uno è ministro del lavoro Di Maio e Salvini ministro dell'interno, ma sono vicepresidente del Consiglio. In questo momento Conte è una figura di garanzia, è il presidente del Consiglio, ma è stato messo lì dai due capi politici per essere imparziale, per dirimere alcune problematiche, per essere, ecco, una figura di garanzia sul contratto dei due partiti nel programma di governo. Adesso già Salvini era ingombrante nel governo perché è una figura comunque esuberante, una figura, l'avete visto, lo conoscete, quindi aveva messo in ombra tutto il governo e lui è la figura di spicco realmente. Quello che vuol fare adesso, questa è un'analisi personale, ma non credo di essere lontano dalla realtà. Da una parte fa vedere la sua lealtà come persona leale al governo, io non lo faccio cadere, sono una persona leale. Però il reale intento è quello di fare adesso il presidente del Consiglio da dietro le quinte, in modo che se qualcosa va male, lui si presenterà come il nuovo presidente del Consiglio perché non gliel'hanno fatte fare le cose. Quindi adesso, se si faranno le cose bene, se non si faranno, si tornerà al voto dove lui potrà proporsi come Presidente del Consiglio. Quindi adesso lui lo fa da dietro le quinte, in modo da non bruciare la sua carta, che verrà più avanti.